Dieting, no dieting, con la dieta, senza dieta. Il mio approccio al dimagrimento è quello del no dieting, senza dieta. Sono approdato a questo metodo dopo vari studi ed esperienze con i pazienti. Devo dire che c'è efficacia. Quali sono le differenze tra l'approccio dieting con la dieta e quello no dieting, senza dieta? Vedete, il modello dieting non lavora sullo stile di vita, ma su drastiche restrizioni dell'alimentazione, spesso imposte. Quello senza dieta invece presuppone un cambiamento verso uno stile di vita più sano. Ma che significa stile di vita più sano? Tante cose, ma fondamentalmente significa cambiare abitudini, ovvero mangiare in modo più salutare e muoversi di più, stabilmente, soprattutto e spontaneamente. Facile, vero? E allora perché il 40-45% degli italiani non ci riesce? Il modello dieting è prescrittivo. Il dottore ti dice quello che devi fare e tu lo fai, se ci riesci bene, altrimenti hai fallito in partenza. In quello senza dieta c'è collaborazione. Il nutrizionista è coinvolto nel dramma, per così dire, del cambiamento del paziente. Conosce gli ostacoli e sa come affrontarli. Nell'approccio no dieting è necessaria una lunga formazione del terapeuta. In quello con la dieta è sufficiente fondamentalmente un computer, un buon software e qualcuno, anche un bambino, che inserisca dei dati. Perché quasi tutti allora fanno dieting, anche se sappiamo che non funziona? Perché le diete sono popolarissime. Si trovano nelle palestre, dal dottore, dall'estetista e ultimamente anche sulle app dei telefoni. Dimagrire senza dieta significa mangiare come si vuole? No, assolutamente, ma spesso è sufficiente modificare solo alcune abitudini, quelle errate, evitando schemi e grammature. Sapere individuare gli errori non è difficile, ma nemmeno banale. È necessario un approccio centrato sul paziente, che è appunto il modello no dieting. Con le diete non è necessario comprendere nessuno. Si stampano due fogli e arrivederci tra un mese. A presto!